A seguito dell'alluvione di novembre abbiamo 3 comuni senza acqua, Seulo, Sadali ed Esterzili, che in questo momento sono approvvigionati dalle sorgenti. Le sorgenti che garantiranno ancora l'acqua per una ventina di giorni e poi avremo delle grossissime difficoltà e quindi una razionalizzazione dell'acqua in questi 3 comuni. E chiediamo interventi immediati, così come abbiamo un comune della Barbagia di Seulo, che è il comune appunto di Seulo, che è isolato in questo momento. La strada che collega il comune di Seulo a quello di Gadoni è interrotta, un'ordinanza della provincia ha chiuso questa arteria che risulta essere importantissima, così come un'ordinanza del comune di Villanova Tulo ha chiuso il collegamento a Villanova Tulo-Seulo. E in questo momento gli abitanti di Seulo non solo si trovano senza acqua, ma si trovano senza vie d'uscita, considerando che l'unica strada che rimane a disposizione è la strada statale 198, che è in condizioni disastrose anch'essa, ha bisogno di urgenti interventi. Cosa proponiamo noi? Noi proponiamo degli interventi immediati che garantiscano ai comuni delle zone interne, in questo momento è Seulo che è più in difficoltà, di ricevere dei finanziamenti per uscire dall'isolamento. Un isolamento che conduce allo spopolamento delle zone interne e conduce alla non vivibilità di questi comuni. Quindi un appello davvero al Presidente Pigliaru che possa iniziare questa legislatura, questo mandato, dai comuni delle zone interne, quei comuni più isolati, più difficili. Non dobbiamo pensare solo alla solidarietà tra il nord Sardegna e il sud Sardegna, ma dobbiamo pensare anche alla solidarietà tra le zone interne della Sardegna.